Mi limito a introdurre Francesco, che si occupa della tematica di cui parlerò stasera da parecchio tempo, con 10 anni, ho capito, no? E in realtà ritornano molti temi di cui hanno appena parlato Andrea e Pacifico, no? Ne ricordo uno, che è la biodiversità. E quindi se uno applica il modo di ragionare che dovrebbe applicare il buon contadino, no? Quindi cercare di capire come c'è bisogno di funzioni diverse, no? Per soddisfare dei bisogni. E allora il ragionamento che bisogna cominciare a fare quando si parla di monete complementari è: come mai invece quell'aspetto della nostra vita che ci impatta così profondamente, perché è il tramite per qualunque scambio, no? E economico e anche sociale che utilizziamo, come mai quello strumento è invece o quello unico, totalmente diverso dalla biodiversità, eccetera? Che cosa implica questo meccanismo e quali sono i bisogni che rimangono insoddisfatti, magari come si riesce a soddisfarli? E un'altra cosa invece sull'organizzazione della serata, giusto per fare chiarezza, per cercare di fare capire anche a voi che partecipate questa sera l'approccio con cui cerchiamo di costruire questi momenti di confronto e convivialità. Allora, si può scommettere anche sul fatto che non per forza di cose uno si ritrova portato a riconoscere un valore se è costretto a norma di legge a farlo, insomma. Ovvero vogliamo scommettere sull'economia del dono. E abbiamo fatto uno sforzo di cercare di elencare in modo totalmente trasparente gli esborsi che abbiamo fatto per organizzare questa serata, che sono in termini di cibo, di sostegno alla caffetteria, alle persone che ci stanno lavorando, e lo vedrete elencato, insomma. Quindi non c'è un prezzo, no? Non esiste il discorso del tu sei tenuto a pagare quello piuttosto che quell'altro, ci sono capacità diverse, ci sono gradi di apprezzamento diverso di quello che noi facciamo, e sta a voi, in modo libero, però anche consapevole, vi chiediamo questo, di valorizzare più o meno, insomma, quello che si sta cercando di fare, con l'ottica poi alla fine di creare più possibilità per noi di confrontarci, no? E quindi di continuare a collaborare, dato che ovviamente ci sono imprenditori, persone che fanno la maglia, sono permacultori, persone molto diverse tra loro, e quindi l'ottica è un po' quella. E lascio parlare a Francesco, che ha tante cose interessanti da dirci. Grazie.